Ed eccoci ragazzi, sono carico al massimo perché oggi provo per la prima volta con voi Dragon Ball The Breakers, il nuovissimo gioco che uscirà nel 2022, infatti questa è solo una beta. Ed eccoci subito nella selezione del personaggio. Allora, abbiamo il tipo A, abbiamo il tipo B, in ogni caso io ragazzi andrò a ricreare chiaramente il mio Joseph, il mio patroller di Dragon Ball Xenoverse 2, per cui gli vado subito a cambiare un attimino il nome. Io vi ricordo che per ora la beta è solo ed esclusivamente per PC, di conseguenza è anche una closed beta, c'è da dire. E vediamo un po' l'altezza, così è troppo. Corporatura, non vorrei farlo troppo gigante, troppo potente, troppo grosso. Ma cambiamo i capelli e gli vado subito a mettere, vai, in realtà ce l'ha già i capelli del mio Joseph. Come vedete, tutte quelle che sono le pettinature e i capelli sono quelli di Xenoverse 2. Cioè ragazzi, sono proprio quelli, quindi il gioco condivide lo stesso universo di Xenoverse 2, vi ricordo infatti che qua parleremo anche di Time Patroller, e nel complesso, per farla facile, ci sono pure gli stessi personaggi. Io voglio vedere se c'è proprio il mio Joseph, dovrebbe essere... Eccolo qua! Cioè ragazzi, è già lui, guardalo, bellissimo! Direi che questo va bene, per le orecchie nulla, bocca, e ci sono i baffi! Dai ragazzi, è proprio il mio patroller, bellissimo! In questo gioco è possibile giocare da sopravvissuti o da razziatore. I sopravvissuti non hanno poteri e l'unica cosa che possono fare è scappare dal razziatore utilizzando 5 chiavi speciali che andranno a richiamare una super macchina del tempo che li salverà. D'altra parte poi abbiamo il razziatore, potentissimo, può distruggere completamente tutti i sopravvissuti e per vincere deve eliminarli tutti, non permettendo a nessuno di scappare. Molto easy, ma poi nel gameplay ci sono tanti piccoli dettagli da scoprire, che ora vedremo insieme. Allora, ci ritroviamo direttamente in una zona che mi sembra tantissimo Canton City. Ma aspetta un momento, è Canton City! Ragazzi, là c'è Canton City, bellissimo! Ma che spettacolo è, fra... È proprio Canton City laggiù. Il gioco mi sembra molto fluido, ai 60 fps. Prima di esplorare tutto, ragazzi, ve lo dico in sincerità, arriverà un video poi dedicato per questo. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora. Attivate la campanella delle notifiche perché per questa beta arriveranno tanti video qua sul mio canale YouTube. E poi, non appena il gioco uscirà, farò tanti video in compagnia di Tube e Blasi, video in cui andremo ad esplorare il gioco, capiremo i segreti e tutto quanto. Qua addirittura credo ci sia la posta. Robot cassetta postale, grazie per aver partecipato alla beta. E quindi ci danno dei gettoni e degli spirito super guerrieri. Non ho idea di che si tratti. Biglietto evoca spiriti. Come biglietti evoca spiriti? Cerchiamo di capire un attimo. Per fortuna il gioco già da ora è tutto in italiano. Quindi la beta chiusa, inizio. Tutto in italiano, benissimo. Qua c'è Trunks. Qui ci sono altri personaggi che credo siano proprio NPC. E qua c'è il robot tutorial che ti va a rispiegare un attimino cosa succede. Razziatore! Possiamo entrare qua dentro. Non so cos'è, è la stanza dello spirito del tempo. Poi ci voglio entrare in un prossimo video. Estrattore spirituale, che roba è? Spiriti speciali beta, festeggiamenti beta chiusa. Spiriti speciali beta, un'evocazione 150, 10 evocazioni 1500. Ma queste sono delle summon, fra! No, ci hanno messo le summon, bazzuti! E puoi evocare con sia i punti TP, sia con i zeni, con i trial. Vabbè ragazzi, allora arriverà un video dedicato con questo, magari pure con Tube e Blasi, sarebbe stupendo. Però prima di partire voglio giocare. Premo assolutamente quadrato e faccio lo scontro occasionale. Sono di livello 1 perché, come vedete, è la prima volta che gioco. Vediamo che succede. Eccoci subito! Allora, posso diventare piccolo, posso diventare Vegeta. A livello 3 posso diventare Goku. Qui ci sono tutti i comandi a schermo. Io al momento, ragazzi, sono un sopravvissuto. Sono un superstite. Ed eccoci! Allora, abbiamo tanti avversari, cioè tanti alleati, volevo dire. E poi c'è questo Cell, corpo perfetto. Possiamo salutare, perché gli altri salutavano? Ma questa... No, non è Canton City, no, assolutamente. Le vibes sono quelle di Canton City. E ci risvegliamo qui. Allora, io ragazzi non ho visto tutorial, quindi sono impreparatissimo, ma questo è il bello. Scopriremo insieme cosa fare. Trova le chiavi del potere per avviare la super macchina del tempo. Gioco fluidissimo. Se cado mi faccio male, no. Allora, io dovrei avere a disposizione vari oggetti, varie cose. Allora, aiuto oggetto R1,
Poi io il razziatore non lo vedo, ragazzi. Il razziatore? Poi in un prossimo video magari facciamo pure il razziatore. Guida? Con questo sono pure più veloce. Ma così faccio più casino, oppure no? Aspetta un attimo, questa cosa non è una chiave. Ah, la devo portare qua. Allora, cerchiamo assolutamente di non farci vedere. Però assomiglia davvero tanto a Canton City. Guardate queste zone. Sono molto simili. Allora, direi che... Ah, questa è la zona dove ci sono le sfere del drago. Mamma mia, quanta roba! Bellissimo! Allora, io ho visto che tanti ragazzi erano veramente scettici su questo gioco. Però, guagliù, proviamolo prima, giochiamoci. Bisogna giocarlo un bel po' di volte. Radar chiavi. Ho trovato il radar delle chiavi. Ma, aspetta, come si usa? Allora, con questo... Ah, c'è il rampino! Fra... È stata trovata la chiave. Occhio, occhio, occhio! Sto cadendo! Ah, ok, quindi posso utilizzarlo solo ogni 30 secondi. Poi devo vedere pure gli altri oggetti. Allora, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Qualcuno mi pare che una chiave l'aveva trovata. Occhio perché dobbiamo arrivare in questa zona. Io mi sto muovendo velocemente. Però io ho l'impressione che questo faccia un sacco di casino. Posiziona la chiave del potere. Lo sto facendo io? Ma bellissimo! Ah, ma quindi l'avevo trovata io proprio! Ah, così se lei è vicino a me facciamo prima. Quindi questa è stata piazzata. Ottimo! Quindi la chiave D è posizionata. Cerchiamo di avvicinarci subito. No, se l'è là! Allora, ragazzi, dobbiamo capire un attimo. Questa è la cortina di fumo. Quella se premo verso su. Se premo a destra è un radar simile o migliore. Quindi già ce l'ho. Quindi non mi conviene recuperare quello. Occhio a Cell perché al momento è ancora una larva. Non credo possa farci danni incredibili. Da qua credo che nel complesso non ci sia altro da recuperare. Queste sono tutte cose che hanno già trovato. Ok, l'hanno piazzata, bravissimi. Ma questo chi è qua? Soccorri! Ma come soccorri? Ah, se Cell assorbe questi si trasforma! Quindi adesso che l'ho soccorso, che è successo? L'ho salvato e quindi ho tolto a Cell la possibilità di trasformarsi. Questo cos'è? Potenza Charge. Ah, per trasformarmi in piccolo Vegeta e tutti gli altri, ottimo! Mamma mia, voglio, che è successo? Hanno fatto saltare sta zona! Mamma mia, voglio... Allora, ho una paura... No! No, 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 fermi tutti! Aiuto, fammi scappare! Aiuto! Capsula! Sono a terra! Capsula! Perché non interviene la mia capsula? Ragazzi, ho una paura incredibile. No, non mi assorbire, ti prego! Sono finito! Ma quindi sono a terra adesso! Ok, ho fatto una bruttissima fine. Ma al momento gli altri possono ancora fare qualcosa. Sono stato il primo ad essere buttato giù, ragazzi, perché la prima partita è ovvio. E rieccoci qua pronti. Questa volta Cell parla e ci dice: allora mi daresti una mano con il riscaldamento? Addirittura. E si riparte. Allora, questa volta voglio essere un attimo più carico, più convinto e soprattutto cercare di capire meglio come muovermi. Allora, cerchiamo un po'. Guarda che entrata ha fatto lui. Ha fatto un'entrata ottima. Io sono quello di destra. Eccolo qua, perfetto, trova le chiavi del potere. Allora, cerchiamo di stare vicini stavolta. Ecco qua, già ci siamo divisi. Ragazzi, Quasan, sono con te, vai. Che cosa hai trovato? Qualcosa di utile? Mi sa di no, in realtà. Cerchiamo di andare sopra. Io provo a salire più in alto possibile. C'è una persona qua, soccorriamola. Così togliamo a Cell la possibilità di trasformarsi. Qualcuno ha ottenuto già praticamente qualcosa di interessante, una chiave. Qui c'è qualcosa per avere lanciarazzi, bevanda. Ragazzi, lo piglio questo. Quasi quasi o me lo porto a casa. Solo vorrei capire come funziona poi. Io sto salendo, ragazzi, ma chissà se c'è qualcosa quassù. Gioco, mi dovresti premiare, scusami. Ma non c'è niente. Allora, fammi capire un attimo come si... Ah, ma ce l'ho la pistolina! La possono usare tutti! Poi posso rotolare... E poi aiuto oggetto, usa... Ma no, ma c'aveva un solo colpo! Ma questo è matto! Ma come facevo a sapere già... Wow, ho distrutto tutto l'edificio! Ragazzi, probabilmente avrei potuto distruggere Cell. Allora, mi piglio la barriera energetica. Cerchiamo di spostarci da qua. Cell al momento io non lo vedo proprio. Qualcuno comunque aveva trovato le chiavi. Cosa sta succedendo qua? Cos'è questo? Ah, è una chiave già inserita. Ottimo! Io vorrei capire dove si trova il razziatore al momento, perché non lo vedo proprio sulla mappa. Non so se c'è un'abilità con la quale lui può nascondersi.
Fermi, via da qua, mamma mia, ragazzi, è qua. Via. Allora, cerco assolutamente di allontanarmi. Ci arrivo lassù. Vediamo, ci provo. Aspetta. Sì, ci arrivo. Ragazzi, mi sto allontanando tantissimo. Sto scalando questa zona, sono diventato Link di Breath of the Wild. Si sta allontanando, per fortuna, se ne sta andando, quindi benissimo. Meno male, perché avevo paura, ragazzi, che fosse qua. Io credo che lui mi stia cercando, oppure prenderà Quasan lì, come cavolo si chiama. Sta diventando veramente difficile. Però vedo che comunque gli altri stanno piazzando gli oggetti, per cui ottimo. Qua all'interno cosa c'è? Forse c'è qualcosa di utile. Occhio, c'è una sfera del drago. E questa me la tengo assolutamente. Spero che questo non attiri l'attenzione del razziatore, ma non credo. Occhio, perché ho una sfera ma non la posso piazzare. Ho bisogno di tutte e sette le sfere. Cosa un attimino complicata. Io vorrei capire una cosa, ragazzi. Ma il razziatore qua dov'è? Lì c'è un bazooka, però sta arrivando il razziatore, quindi occhio, eh. Non voglio problemi qua, stiamo molto attenti. La chiave ci è stata piazzata, perfetto, bravi. Veramente bravissimi. Ma lì cosa c'è? Mi sa che ci sono i miei altri alleati. Potrei star facendo una cavolata, però io mi lancio. Vediamo se trovo qua qualcosa interessante, eh. Vediamo. Qua ci sono ben due cose da recuperare. 500 zeni. La zona, io sono al di fuori, no? Sono al di fuori dalla zona che sta per distruggersi, giusto? Mi sa di sì. Quindi io per ora mi sto salvando. Il razziatore, ragazzi, distruggerà un'intera zona. E meno male io sono riuscito a salvarmi. Qua c'è addirittura la navicella di Freezer. Occhio! Ci entro all'interno? C'è qualcosa di interessante? No, ci sono già venuti qua. Allora stiamo molto attenti. Il razziatore non è lontano. Perché me lo attira verso di me lui? Via da qua. Stiamo molto attenti. Allora, potenza charge. Utilizzo questa. Mi posso trasformare. Ragazzi, posso trasformarmi. Occhio! Il sistema d'avvio è sotto attacco. Ma come? Però comunque ci siamo rianimati l'uno con l'altro in maniera ottima. Devo dire la verità, veramente non male. Allora, salgo qua su. Perfetto. Ma quanti ce ne restano ora? Il razziatore è là, mamma mia. No, stanno combattendo, ragazzi. Io potrei intervenire, però abbiamo bisogno, mentre il razziatore è distratto, tutti gli altri ragazzi devono intervenire in altro modo. Qui abbiamo una barriera energetica, va bene. Ah, ma la stanno avviando la macchina del tempo. La stanno avviando, ragazzi. Allora, aspettate che adesso tocca a me. Io, amici miei, voglio assolutamente trasformarmi. Vediamo se ci riesco adesso. Allora, mi sono trasformato in piccolo. Forza, combattiamo. Facciamola avviare la macchina del tempo, su. Ah, così si danno i colpi, molto probabilmente. Guardalo, guardalo come prova a scappare. Provo a colpirlo. Mi provo a sacrificare per tutti. No, sto morendo, ragazzi. Ho fatto una cavolata, mi sa. Ho fatto una cavolata, mi sa. Via da qua. No, sono tornato normale. Me ne devo andare. Utilizzo l'oggetto e provo a scappare assolutamente da questa zona. Su. Via. Ce ne dobbiamo andare da qua. Prendi l'oggetto. Via. Si è distratto. Ah, perché si è distratto? Ottimo. Io sono a terra. Posso recuperare in qualche modo? Allora, provo ad avvicinarmi ai miei amici, però ragazzi è difficile. Io potevo scappare con la macchina del tempo qua e invece ho deciso di intervenire per i miei amici. Eccolo che mi rianima! Ma sei grandissimo, bro! Rianimami! Ce la sta facendo! Dai, ci siamo quasi, scappiamo tutti insieme. Bravo, che è distratto! È distratto il razziatore, grande! Credo che questo gli darà un botto di punti esperienza. Ancora lei che pure mi rianima, ma siete grandissimi! Che cosa spaziale, ragazzi, via da qua. Me ne devo andare ora. Il sistema di avvio è sotto attacco, ragazzi. Dobbiamo fare qualcosa per distrarre il razziatore. Solo che è veramente seriamente difficile. Purtroppo intervenire in questi casi è veramente un casino. Allora, cerchiamo di capire il da farsi, eh. Vai, la macchina del tempo. Prova a rianimarlo. No, volevo rianimarlo, non voglio la sfera. Aspetta. Ci siamo. Il razziatore non ci vede. Dai che il razziatore non ci sta vedendo, ragazzi. Forse il razziatore è distratto. Si sta avvicinando, però. Si sta avvicinando, potrebbe finire malissimo per noi. Infatti è quello che sta succedendo. Occhio, non ci vede, non ci ha visto ancora. No, mancava pochissimo. Via da qui, via, subito. Ci stiamo allontanando. Forza, no, mi ha eliminato adesso. Non ci credo. Che cosa sta... No, si è preso la sfera del drago e se ne va.
No, ragazzi, cosa ho fatto? Ma no! Ok, abbiamo fatto una partita secondo me bellissima, perché siamo stati rianimati, stavamo per rianimare. Poi, ma questo è il finale? Ragazzi, questo è il finale, ha vinto. Quindi il razziatore ha vinto definitivamente. Ma noi siamo arrivati fino alla fine, la macchina del tempo, stavamo per richiamarla, ma purtroppo missione fallita. Vabbè ragazzi, questo è solo ed esclusivamente il primissimo video. Nei prossimi sicuramente miglioreremo, capiremo meglio il tutto, voglio fare io il razziatore. Mi sono divertito veramente tantissimo. Non vedo l'ora anche di esplorare cosa c'è qui, quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi ora. Alla prossima, ciao!